ancora ufficioso, non ufficiale, non c'è la proclamazione del risultato ufficiale da parte della commissione elettorale competente. Quindi staremo a vedere entro quanto tempo questa commissione concluderà l'esame di queste schede. Un fatto è certo, 9.053 schede contestate o comunque voti considerati non validi su 63.720, quindi quasi il 15%, sono davvero una enormità. Vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime ore addirittura. Intanto ci sono alcune prese di posizione, alcune dichiarazioni delle liste che hanno concorso a questa elezione del 12 giugno a Pistoia. Alternativa Progressista si è riunita con il candidato Fabrizio Tesi per commentare il risultato delle elezioni. Nell'occasione i responsabili di questa lista hanno confermato il loro schieramento a sinistra ed il loro voto per